Allora ragazzi, adesso noi non stiamo, non ho la luce purtroppo e sono al buio, però come vedete da dietro ci sta seguendo la moto di prima, che è il ragazzo che era fatto quello sdraiato. Ci ha fissato nel momento in cui siamo usciti e ci ha fissato per mezz'ora, adesso ci sta seguendo e ci sta sorpassando. Buongiorno signori. Buonasera signori, buonasera a tutti. Che ore sono? Sono le 17:02. È l'ora del tè. È l'ora del tè. Ma abbiamo preferito venire a vedere un posto abbandonato. Lei è già passato a vedere l'orologio per domani? Sì signore, è tutto nella mia 24 ore in macchina. Ah ok, ok, bene. Perfetto. Allora, questo video sarà dedicato a tutte le persone facoltose di questo mondo che a cui piace l'Urbex. Certo. L'Urbex è un'abbreviazione di Urban Exploration, nonché visita di posti abbandonati. Esplorazione. Visita di posti abbandonati. Ovviamente, per morire. Ovviamente ci atteniamo a tutte le regole presenti nello statuto italiano del campo. Come si chiama? La legislazione, la costituzione. Bravissimo, mi aiuti in questi termini. Leggendo un po' i libri, perché noi alla sera leggiamo i libri e non usiamo questi dispositivi elettrici elettronici, bensì leggiamo, ci informiamo. Prego. Potete venire con noi, siete benvenuti, certo, nell'esplorazione, certo, di questa fabbrica. No, di questo edificio abbandonato. Di questo edificio abbandonato, di questa struttura di cui non sappiamo niente. Però prima un po'. Mettiamoci un attimo a posto. Un po' di sistemazione, apro perché sono un po' più comodo, capito? Perché anche nello yacht alla sera, quando vado al casino di Ravenna, di Lussemburgo, come cazzo si chiama? Di Venezia. Possiamo andare. Mi passi pure il telefono, cameraman. Possiamo smetterla con questa Eve? Perché sì, adesso la intro è stata fatta così. Ho paura di rimanere secco. La intro è stata fatta con la R moscia. No, ho paura che mi rimanga la R per sempre. E niente, questo video verrà strutturato con della classe, quindi ascolterete due tecnici che faranno dei discorsi parlando con dei termini veramente aulici. Tecnici su ciò che andremo a visitare, certo, insieme. Se vi piace questo format, ovviamente ragazzi, vi ricordiamo uno di iscrivervi, secondo di commentare nel box che trovate sotto, scrollando giù con il vostro ditino o con il vostro mouse. Potete lasciarci un commento in base alle vostre preferenze, se vi piace un contenuto di questo tipo, se lo trovate, che ne so, dispregiativo, che cazzo ne so. Volete che vedersi come che pene ne so, businessman. Che... Businessman, esatto. Businessman. Allora, innanzitutto noto con piacere la presenza di queste colonne rosse marmare. Marmore. Latino. Aciderbolina. Ordunque. Aciderbolina. Ordunque, mi accingerei a muoverci verso questo edificio. E anche in fretta perché sta venendo buio. Sì, esatto, anche perché deve durare poco questa esplorazione. Però intanto facciamo assaggiare questa nostra nuova idea ai ragazzi. Questo nuovo format. Allora, intanto qui io noto con piacere la presenza di un'attività illegale, simil bar, non vorrei sbagliarmi, ma sì, penso che questo derivi da frode in commercio e frode... fiscale, insomma. Oltretutto qui dietro troviamo residui di cibo e residui di bevande alcoliche consumate da probabilmente ragazzi minori, oltretutto. Ci o forse da persone che transitano abusivamente sul suolo italiano. Senza dimora. C'è una tenda là. Dove? Stiamo calmi. Dove sta? C'era una tenda, ma stiamo calmi. Questo cos'è? Oh. Riunione. È l'anfiteatro. È l'anfiteatro romano. Allora, a parte che qui luce poca. Ce ne abbiamo di luce? Qua, oh. Sentiamo cazzo. Bella. Bene. Bene qua. È larga al massimo, sì. 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 Bene. Bene, finito il momento luce. Il momento clou. Nella... Il momento clou della visita all'anfiteatro romano con moquette. Con tanto di moquette. Moquette di pelo di Antartide, di nutria di Antartide. La prego di smettere di utilizzare dei termini non consoni al luogo in cui ci si trova. Che cosa ho detto di sbagliato? Antartide. Antartide. La prego, cominciamo la nostra visita. La moquette
La mochetta ancora, ma è fatta con pelo di nutri dell'Antartide. La prego, scusi, anche signore, di non... mi è partita esatto. Un'eruttazione. Ecco, abbiamo già. Signore. Da... Allora. Che cosa ha visto lei che ci indica? Andrei? Non vogliamo vedere per terra? Bene, mi sembrava ci fosse uno lassù. Finché c'è luce, magari. Visto dei capelli là sul tetto, invece. Dei capelli sul tetto. Allora, ci accingiamo. Innanzitutto vedo con piacere la presenza di un cartello che indica questura. Questura? Mm. Quello non c'era mica una volta. No. Non so perché. Quanti pallini che sono? Ya. Rip Jack. C'è qui di bello. Dei fagiani. Ma non è che con questa torcia ci vedono in giro? Sicuramente. Però diciamo che se ci beccano con giacca e cravatta... Sì, sì, te sei tranquillone. Sì, sì. Io vendo case. Sì, sembra tutto distrutto. Questo? Cos'è? Operation? Boh. Vacchi race. Ma che vengono a fare? Sì, vengono a fare delle attività illecite e strane all'interno di questa locazione. Di questa locazione. Dai, bisogna usare dei termini colti. Poi sicuramente diremo tante di quelle stronzate in sto video che... Ha ragione, signore. Diremo tante di quelle... No, non si dice cazzato. Com'è che si dice? Tante di quelle... Stregonerie. Fandonie. Tante stregonerie. Di quelle... Fandonie, sì. Oltretutto c'è un odore sgradevole di guana. Un po' stantio. Sì, c'è un odore davvero escrementi di volatile, di pennuto. Bello, bello, bello. Sai che mi ci sto anche trovando quasi bene a fare... Merda. Abbiamo su di qua. Sono andato giù. Sto per cadere. Rigno. Anche Gare poi... Cazzo di rino. Cazzo di rino. Mi serve uno... della duce, ma... Davvero piccolo. Freno male. Freno o freno? Un po' tagli verso le finestre, faccio vedere. Merda, qui esplosa una bomba. Madonna. Io boh. Merda. Sei sentito fare qua, senti la rubare le rame. Ah, bubato, esatto. Qui non si riesce neanche a passare, qua. Andiamo al piano superiore. Qui sono venuti a bubare, esatto. Sicuro. Bisogna ricaricare il dispositivo luminoso. Avete capito? Sì, sì, il dispositivo di illuminazione. Sì, bisogna ricaricarlo, perché sennò... Mi sembra cambiato. È sempre più distrutto qua. È che abbiamo sbagliato scala semplicemente. Sì, dovevamo rimanere su quello centro. No. Senza forse. Però al tetto scendiamo dalla scala. No, per... non c'è l'accesso da quella scala. Sì, c'è la scala. Siamo saliti a quell'altra l'altra volta. Non è vero? Sì. Allora sì. Allora spettatori, cari spettatori, siamo sul tetto. Cari telespettatori. Cari telespettatori. Ci troviamo in questo momento sull'apice della struttura abbandonata e ci accingiamo a creare un reportage di ciò che stiamo vedendo con i nostri piccoli occhi. Piccoli occhietti. Guarda che bene qua siamo. Sì, o l'antincendio o la pompa di calore. Andate a cagare tutti e due. No, fai il serio. Ma sì che si passa, dai. Sono tutti sul fondo. Dici? No, ma va là. Non si passa, Samuele.
Allora ragazzi, abbiamo raggiunto l'altra parte. Oh, io me lo ricordavo perché noi in questo posto ci siamo già stati. A parte che là c'è un uccello che è impazzito. Comunque, al di là di tutto, io mi ricordavo che non ci fosse l'accesso e qui invece abbiamo la scala. Ma come avevo già ripetuto ai seguenti signori, non c'è la possibilità di riagganciarsi alle scale principali di accesso di questo locale. Porca paletta, usciamo. La prego. Dovrei mettere una torcia nel deretano. Porca paletta, la prego, ci possiamo dirigere verso la seconda scala? Le vorrei piantare una torcia nel deretano. Signore, la prego, non utilizzi questi termini sconci. Non sono termini sconci, nemmeno scurire. Io, Alessandro, mi dica tutto, signore. No, non si sbaglia, signore. Così, ci aspetta. Sì, anche perché io non ho la luce. No, non è che ho paura che non ho la torcia. C'è un ascensore. Che cazzo. Stai zitto, merda. Ok, ragazzi, passate qui. Ah, dobbiamo farlo, fa diverso. Sì, esatto, mettila come cazzo ti pare. Basta fare attenzione, ragazzi. Non è tanto che non si vede niente, però è che c'è puzza. Sì. Occhio lì, mettere i piedi nei buchi. Sono nato per questo. Un rumore? Si può fare una cosa del genere? Sì. Com'è lì che si muove qualcosa? Cosa? Quello lì. Boh, sarà il vento, le vibrazioni. Sono le vibrazioni, non so. Attenzione quando salire, quando svolti l'angolo che... Esatto, che l'ultima volta non è andata bene. C'era il signore con la bici. Ma in questo momento non sta salendo nessuno le scale. Al momento, era lì dietro quella colonna lì, ti ricordi? Siamo... Dov'è che era? Dietro quella colonna lì. Sì. Ah, è vero. E noi eravamo qua dalla finestra, che ridere. Niente. Cos'è sta rete qua? Non c'era mica. Eh no. Che rete? Poi hanno messo su dei pali. Ah sì? Per sfareggiare la struttura? No, ma che? No, ma no. Sì, si vede che non è più stabile. È per dividere la zona. Dici? Sì, non so, per forse per i giochi che fanno con i pallini. Diciamo che potremmo anche a questo punto scendere. Questo l'hanno fatto da poco. Senti che c'è un ero di vernice ancora. Sì, sì. Ragno, cosa ne pensi? Fa cagà. Una bella opera. Sì, o Anduia l'hanno fatto da poco. Ragno a tuo stile. Sì. Ragno è un'altra cosa. Anduia è semplicemente un calabrese che vuole... Esatto. L'Anduia. Rinnovare la sua arte. Io faccio un'esplorazione così per la luce da un... Sì, da non so che di ansia. Da un valore aggiunto. Sì. Ma è un po' che non lo facevamo un po' notturno, no? No, ma poi anche in giacca e cravatta, c'è qualcosa che... Sì, ti senti... Ah, sì, giusto. Cos'è là in fondo? Comunque eh? Hanno ripulito un po', Sì, un po' sì. Stavo guardando. C'è un po' di roba... Ah, sai cosa? Quelli che vengono qui a fare... Sì, ripuliscono, sì. Un po'. Qui si vede che... Sì, qui ci giocano. Occhio alla testa. Occhio alla testa. Sì, non è durata tantissimo questa esplorazione, ma perché in realtà ragazzi... È tutto distrutto, sta pure venendo buio. È tutto distrutto, sta venendo buio, ma soprattutto in realtà la base del video era proprio quella di farla in giacca e cravatta. Che fa ridere, perché in fondo fa ridere. A te fa ridere. Vabbè, a te perché non ti sta. Fino a che quanto ci devo lanciare la scarpa. Quindi buona. Sta lampeggiando ormai, secondo me, scarica. Sì, quindi abbiamo gli ultimi secondi di vita, ragazzi. Dopo rimaniamo al buio e dopo potrebbe essere un problema. Però è vero, dai, è stato un bel buio. Inquietante quel buio. Ma d'altra parte ormai siamo qua. Ma c'è qua non c'è? Ah, cazzo. Viene da fuori? No. Fuori non c'è. No, no, raga, venite. Ah, c'è uno su uno. Che... C'è gente che dorme lì. Giuro. Stava dormendo? No, era lì che stava. Vuoi andare a parlarci? Ah, se volete. Stai fermo. Scusa? C'è qualcuno? Ti disturbiamo? Ti disturbiamo? Ciao ragazzi. Ciao. No, stavo solamente guardando. Stiamo facendo. Abbiamo
una visita al posto abbandonato. Ciao. Ciao. Quell'altro era così appoggiato, dai. Sì, era una posta. Ma appena comunque la domenica pomeriggio così. Sì, anche perché noi siamo arrivati, abbiamo fatto un bel casino. Sì, sì, infatti. E loro zero. Insomma, questo posto si conferma per la seconda volta un'esplorazione a rischio. Sì. Non anche ha alto rischio. Ma non sai mai come posso reagire alla fine sta gente qua. Allora raga, siamo giunti a termine di questo video, a parte gli scherzi, esatto. E, se vi è piaciuto questa tipologia di format fatecelo sapere nei commenti, ovviamente che proveremo a riproporla, insomma, esatto. Perché non è facile entrare comunque nei posti abbandonati vestiti così, anche se effettivamente fa ridere. Fa ridere, è divertente ed è una novità perché su YouTube nessuno penso all'estero abbia mai portato qualcuno una roba del genere, penso tu sei tutto sudato. Ho caldo. Oltretutto è seriamente caldo, infatti adesso mi slaccio in maniera sexy un po' tanto. No, dovete togliervela dopo, dai. Comincio adesso. No, ma c'è caldo, dai, non piangere, c'è caldo. Vabbè. Non siete professionisti. E comunque sì, non se vi è piaciuto questo posto qua, noi eravamo venuti a vederlo tempo fa e ci viveva dentro una persona che però era tranquilla. E stasera abbiamo deciso di tornare e abbiamo trovato questi due tossici alla fine che si erano fatti o non so che cazzo. Sì, non so cosa stessi. Non erano fatti come delle bestie. Non c'è neanche a parlare praticamente. Se è venuto dal video, magari si sente anche la voce. Vabbè, vediamo. Più che altro stavo pensando che loro sono venuti qua, vista la macchina, se saranno detti due, ci sarà. Gliel'ha fatta vedere la moto, gliel'ha fatta vedere? Sì. Di quei due lì? Sì. Ah. Probabilmente sono arrivati dentro. Ma com'è possibile? E niente raga, quindi se c'è questa gente qua che non sai mai come può reagire col fatto che però sotto effetto di sostanze stupefacenti. E quindi ci siamo allontanati senza disturbare. Detto questo, raga, se vi è piaciuto il video vi invitiamo a lasciare un bel like, un commentino che vi rispondiamo e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, che così vi portiamo avventure un pochino più estreme. Perché mi sarebbe piaciuto oggi provare a dargli un po' fastidio, diciamo, a queste persone, ma fastidio in senso buono. In questi casi è meglio evitare perché certo. Sotto sostanze stupefacenti. Sì, era quello che non sai mai. Magari ti aggrediscono perché vogliono i soldi, giusto. Quindi per evitare. Alla fine se lo fai fatto come si deve, vestito decentemente, che riesci comunque a divincolarti eventualmente a scappare, è meglio. Stanno arrivando. Dai. Niente, boh, ci vediamo lunedì prossimo. Allora ragazzi, adesso noi non ho la luce purtroppo e sono al buio, però come vedete da dietro ci sta seguendo la moto di prima, che è il ragazzo che era fatto, quello sdraiato. Ci ha fissato nel momento in cui siamo usciti e ci ha fissato per mezz'ora, adesso ci sta seguendo e ci sta sorpassando. Guarda se è fuori. Comunque sì, è fuori di testa. Fuori di testa. E fatto sta che niente, l'abbiamo, ci ha incrociato, ci ha fissato per tutto il tempo. Secondo me, vedi, questa è la dimostrazione che Urbex bene, però bisogna farlo con attenzione, mai da soli. Esatto, anche perché in questo caso eravamo in tre, quindi forse è anche un po' spaventato. Perché all'inizio magari puoi pensare anche che siamo delle forze dell'ordine, perché sai, arrivano in tre così in un posto abbandonato, all'inizio sai, per loro è un po' strano. E quindi può essere che si sia anche spaventato ed è uscito per quello. Allora, patatino. Piccolo patatino. Stavo sonno. Adesso ti passo il sonno che verrai menato. Devo riposare. Prendono per punchball. Raga, siamo di ritorno. Sono passati un po' di giorni da. Quanto è passato? 3-4 giorni? Sì, 3-4 giorni, 5 al massimo. Ah no, una settimana. Cretino. Non è una settimana. Sì, abbiamo fatto domenica scorsa, sì. Oggi è domenica. Allora, una settimana. È passata una settimana esatta da quando abbiamo trovato, diciamo, le persone all'interno e oggi andremo a vedere in quella stanza. A parte che abbiamo visto una macchina all'ingresso che dopo vi filmiamo mentre usciamo, se è ancora lì, quindi probabilmente c'è qualcuno, e andremo a vedere in quella stanza dove l'altra volta c'erano delle persone, insomma andiamo a vedere che cosa c'è all'interno. Cosa succede? Sperando che non ci sia nessuno. Chiaro. C'è qualcuno? Se c'è qualcuno noi dovremo fare modo e maniera di interagire con lui e cercare di, o loro, e cercare di capire se hanno intenzione di parlare o qualcosa del genere. Magari voglio raccontare qualcosa. Sì. Cazzo, sono 50. Io ce l'ho con l'8,50, c'è un motivo. La borsa rubata.
Questo non c'era l'altra volta. Come no? No. Sì. No. Questa è una borsa che hanno rubato. Sì. Però così che è nuova. Questo è chiaro che ha un ambiente un po' così. Ostile. Ostile, esatto. Bello stile, mi piace. Grazie signori, signorini. Signori e signori. Signori e signori. La stanza delle, dei segreti la vedi. La macchina potrebbe essere. Potrebbe. Momento clou del video. Ah sì. Un po' di suspense. Ma è cambiata. Eh sì. Guarda che calda qua. Sono nervoso. Guarda. Là a destra. Giù di sotto. Ecco, mi fa un messo. Vedi? Sta bene. Non credo funzioni così. C'è qualcuno qui dentro? C'è qualcuno? Ah, c'è tipo un letto. Sì, c'è una casa. Sono sopra. Non riesco a capire. I potenziali scritti. Non credo. Potenziali tossici è più grande. No ragazzi. Cara, c'è una creatura che sono delle grossa. Ho visto lui imboscato. Sta registrando un videoclip. Anche noi, proprio dello YouTube. Ah, ok. Perché l'altra sera siamo qui, c'erano dei tossici qua che si erano appena bucati. Sì, domenica. Allora volevamo venire dentro a vedere se c'erano ancora per intervistarli. Avete trovato? No, chiusa la stanza. Sono al piano terra, vedi una stanza che è chiusa con due pareti di legno e sta lì di dietro di solito. Adesso non ci sono. Ma c'è qualcuno qua che avete visto? No, adesso no. Però sopra io mi ricordo che c'era parte in cui c'erano tende. C'era un nero, c'era che abitava qua, poi è andato via adesso. L'altro giorno ci sono venuti. Ti ricordi che c'era rumore? Non c'è qualcuno su in cima. Sì, sì. Voi siete andati anche di là dove c'è tutto barricato, avete detto? Sì, però non c'è nessuno adesso. No, adesso vuoto, cioè è il letto tipo così per loro. Vabbè ragazzi, è stato un piacere. Buon lavoro a voi. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Allora raga, siamo arrivati alla fine del video. Sì. Grazie a Dio non c'era nessuno, quindi non abbiamo neanche rischiato, diciamo, situazioni un po' scomode. Sì, no, siamo dei ragazzini che stanno filmando un video musicale. Esatto. E basta, tutto il mondo tranquillo. Però ci siamo fermati a parlare per raccontargli ciò che facciamo e per capire loro cosa stavano facendo. Ci ha raccontato appunto che sono di qua, della zona. E poi è la macchina che abbiamo visto prima fuori, che vi abbiamo detto che avremmo inquadrato. Adesso mentre usciamo ve la facciamo vedere al volo e basta. Sì, non inquadriamo la targa. Sì, la solita roba. E quindi niente raga, insomma, speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi ricordiamo di mettere un like, lasciare un commento che vi rispondiamo volentieri, perché non tutti gli youtuber vi rispondono volentieri, lo sapete, anzi alcuni non rispondono proprio. Beh, come giusto che sia, quando sai 800.000 sì, commenti. Sì, però nel senso noi abbiamo diversi commenti, però cerchiamo sempre di rispondere esatto. A tutti. Piano piano. Con i tempi che ci vogliono. Esatto. E soprattutto raga, iscrivetevi al canale che è per voi gratuito e ci date una mano nella crescita. Esatto. Facile facile. E questo ci permette di portare contenuti sempre migliori. Sì. E altra cosa, ovviamente raga, potete seguirci su Instagram e TikTok, dove ci trovate come Bornello Official con due O tutto attaccato, quindi Bornello Official. Anche su Facebook, perché c'è sì, vabbè, Facebook, però un po' da anzianotti. Vabbè, questo no, scherzo. No, però sì, Facebook, semplicemente pubblichiamo quello che pubblichiamo su Instagram. Esatto, è copiato, quindi Instagram, TikTok, facciamo le live. Sì. Ultimamente ne abbiamo fatta una ieri. Sì. Quindi, insomma, seguiteci un po' su tutti i social, ecco. Esatto, raga, così vi portiamo della roba sempre. Lasciate peso. Like, commento, altro? No, buono, mi sono scassato il cazzo, oggi vado fuori che c'è sì. Bella giornata. Andiamo a prenderci un po' di sole. Sì, vaffanculo, la mia è qua. Ah, ok. Apri la targa per dimostrare che c'era veramente una macchina per l'ingresso. Vai via.